Nell'ordinanza inseriremo una cosa importantissima: per chi viene dall'Africa, chi viene nei nostri territori, deve avere un certificato medico. In caso contrario, faremo la segnalazione alla prefettura. Divieto di dimora a Padova per le persone provenienti dall'area africana, se non in possesso di un certificato attestante condizioni di buona salute. È ora di misure straordinarie, dice il sindaco Bitonci. Ne va della salute dei padovani. Dal degrado all'Ebola, i divieti di Bitonci alzano decisamente il tiro. Lo stato di salute di chi viene da zone a rischio dovrà ora essere verificato, evitando pericoli per gli altri cittadini. Domani l'ordinanza, avvio di una battaglia contro un nemico terribile, battaglia in cui non vuole essere solo. Auspico che tutti quanti i sindaci del Veneto devono essere uniti in questa battaglia, che tutti quanti facciano ordinanze come queste. Dobbiamo difendere la nostra gente. L'allarme Ebola, soprattutto dopo i decessi in Spagna, Francia e Germania, smuove anche la sanità veneta. Venerdì prossimo all'ospedale di Fracastoro di San Bonifacio, nel Veronese, summit con 200 dirigenti, medici ed esperti per un confronto sulla malattia, ma soprattutto dopo la diramazione del protocollo regionale del settembre scorso sui protocolli da mettere in atto e la sicurezza degli operatori. E intanto oggi a Treviso i responsabili di malattie infettive hanno illustrato a centinaia di colleghi il cordone di protezione approntato in rete, dai medici di famiglia al personale delle ambulanze fino al reparto, e nessun transito al pronto soccorso per i casi sospetti. Abbiamo previsto nel nostro reparto un settore che è completamente staccato da tutti gli altri due settori che abbiamo di degenza, in cui vengono isolati questi pazienti. Abbiamo già predisposto delle stanze ad hoc. Ricordiamo però, dicono i medici, che finora si parla solo di attenzione a casi sospetti. I casi accertati, almeno in Italia, sono tuttora zero.